preso, eh? No. No, dico, se era questo, preso, brava. Se era questo che volevi. Pola fra. Cosa? Pola fra, mi fa pena fra. Cosa biascichi? Cosa biascichi? Farà, farà, farà pena, farà chi? Faradiba, la poverina, mi fa pena. Ah, Faradiba, Faradiba, la moglie dello scià. Beh, non si capiva niente, farà, non farà, farà pena. E perché ti fa pena? Perché dice che lo scià la trascura. E chi lo dice? Farà, no, lo dice lei. Ma a chi lo dice? A un giornalista. Ma quale giornalista? Ma qua, questo qua, di Racconti 2000, questo qua. Chi è? Si chiama Cipollini. Ah, ah, Faradiba lo dice a Cipollini, questo sì. Giornalista, ho capito, sì, ho capito. C'è anche il titolo, guarda, guarda. Faradiba mi ha detto. Ah, beh, allora, proprio a lui gliel'ha detto. Lui. Per pacco. Sì. E gli ha detto solo che lo scià la trascura. No, 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 no. Guarda, dice anche che Ciro, il figlio, no? Ciro. È maleducato, sì. Le risponde male, sì. E non si lava. E non si lava. Che sarebbe poi il principe ereditario. E tutto questo ha detto a lui, a questo Cipollini. No, sì, sì, ma c'è anche qua, guarda, poi c'ha anche detto, no? Ha detto al giornalista. Sì. Mi raccomando, lo scriva, così mio marito ci rimane male e Ciro si comporta bene. E poi, si lava. E già, perché se leggono che Cipollini ha scritto queste cose, figurati la. Scusa Sandra, sì. Riepiloghiamo un momento. Sì. Faradiba, l'imperatrice dell'Iran, perché Faradiba è l'imperatrice dell'Iran, vero? Come vuole, lo è. Dico, passeggia nervosamente nella sua reggia favolosa, Teheran, questa reggia da mille una notte, e domanda angosciata alle dame di corte, tutte principesse di sangue reale, ma quando arriva Cipollini, il giornalista di Racconti 2000, E io, dice, devo raccontare i fatti miei privati, intimi, personali a qualcuno. E a chi li racconto se non a Cipollini, il giornalista di Racconti 2000? Mi segui? Sì, dai che mi piace. Ti piace? Meno male che ti piace. Ma a un certo momento squillano, le trombe si aprono, i portoni di questa reggia favolosa da Milanotte, e arriva lui, arriva Cipollini, capito? Figurati Faradiba, tutto esulta, sì. non crede a tanta fortuna, va incontro a Cipollini mio, dice, sì. No? Ah, finalmente, poi lo chiama da una parte e gli confida, sì. Rezza vita scura. Cosa? Dice lì, rezza vita scura, capito? E chi è? Rezza Palevi, lo scià, l'imperatore, si chiama Rezza Palevi. Ah, si chiama così? Si chiama così, Rezza mi trascura, ma non solo Cipollini, Piange? Piange, perché lei con Cipollini, figurati, tormenta la confidenza, dice Cipollini. Sa che Ciro, Ciro, mio figlio, il principe ereditario, si mette le dita nel naso? No, non ha detto che si mette le dita nel naso, ha detto che non si lava. Ma Sandra, ma svegliati. Ma è possibile che tu sia così idiota da credere certe cose? Ma come puoi pensare che un cialtrone, un fetentone come Cipollini, dico, possa raccogliere, non dico raccogliere le confidenze dell'imperatrice dell'Iran, ma possa solo tentare di fiutare il portone del palazzo reale, perché lo prendono a calci nel teretano e li fanno fare tutte le scale a ruzzoloni. Ma qui dice cosa? E qui dice che Faradiba gli ha detto, sì, ma sono tutte. Tutte cose false, tutte invenzioni, tutte balle per i beoti come te che leggono e bevono a bocca aperta. Ah, bevi, ah! Ma scusa, allora qui quest'altro articolo dove dice, guarda, Carolina dice che è già stufa del marito, qua, guarda. Quale Carolina? Carolina, la figlia di Grecia, quella di Monaco. Ah, insisti, Carolina di Monaco, vero? Va a raccontare sempre a Cipollini, Cipollini. No, questo non è Cipollini, questo l'ha detto a Fettoni, si chiama Fettoni. Fettoni? Sì. Fettoni, capirà, l'ha detto a Fettoni. Già, altro cialtrone, capito? Carolina di Monaco va a dire a questo Fettoni, ci sa, il matrimonio è in crisi, ma non capisci, te l'ho detto prima, sono balle, sono invenzioni per i beoti come te, che bevono a bocca aperta, bevi. Ma allora scusa, e tutte le fotografie?
Ma quelle fotografie, ma sono tutte false, tutte foto truccate. E l'attore Tizio sorpreso con l'attrice Caia, e l'attrice Caia con l'industriale Sempronio, e la moglie di questo sorpreso con lo marito di quello della cosa. Tutti fotomontaggi di questi giornaletti scandalistici, tutti fotomontaggi. Ma tu guardi e bevi. Ah! Allora è tutto falso. Ma sì, è tutto falso, è tutto falso. Tutti i fotomontaggi. Ma sì, si capisce, falsi, tutti. Fotomontaggi, tutti, sì, tutti falsi, fotomontaggi di questi giornaletti. Meno male, va, ciao, sono contenta. Perché meno male, ciao, sono contenta, dimmi perché. No, perché qui c'è un servizio mio, vedi, qui, di fotografie. Sai quando sono andata in montagna e ho incontrato quell'attore là, il Bisotti? E qui ci sono delle fotografie, no, dove lui mi bacia, mi abbraccia. Qui mi mette anche, c'è una dove mi mette la mano sul sedere. Ma cosa stai dicendo? Ma fammi vedere. Ma questo è quell'imbecille di Bisotti che già un'altra volta... Ma come si permette questo imbecille? Ma qui veramente ti metti... Ma cosa te ne importa, no? L'hai detto tu che tanto sono tutti fotomontaggi, no? L'hai detto tu che questi qui sono giornalacci, che sono tutte cose false, no? E pensare che ci sono ancora dei beoti come te che queste cose le bevono a bocca aperta.